Buongiorno amici, ben ritrovati, un saluto a tutti. Oggi abbiamo una telecamera wifi. Questa telecamera è di Ion, che saluto, ciao Ion. E dice che inserendo il connettore per caricare la telecamera, quindi collegarla ai 5 volt, ma il connettore non rimane all'interno, quindi si stacca facilmente. E ho il sospetto che il connettore sia veramente rotto, anche perché si sente un rumorino qui all'interno di qualcosa che va in giro. Quindi non perdiamo tempo, andiamo ad aprire la telecamera e guardiamo un po' cosa c'è dentro. Quindi vado a rimuovere i gommini, qui sotto si nascondono le viti, e andiamo a rimuovere le tre viti. Una, due. Queste telecamere sono molto usate e sono anche molto comode, perché dal telefono si può guardare in diretta quello che c'è davanti alla telecamera. Ecco, abbiamo una piccolissima schedina, per fortuna che ci sono dei connettori che si possono sganciare facilmente, e abbiamo un pezzettino qui, eccolo qui, il connettore rotto. Non so se riusciamo a vederlo, quindi direi che è proprio rotto. Sì, in effetti è proprio sfondato, quindi questa parte qui è la parte interna che è uscita. Bene, vado a rimuovere la schedina e tra un secondo ci vediamo sotto al microscopio. Bene amici, eccomi qua sotto al microscopio. Voglio farvi notare questa parte qui del connettore, è la parte che trattiene la parte interna del nostro connettore, quindi tutta la parte in plastica con raggruppato anche i pin. Ve la faccio vedere, eccola qui, questa parte qui in plastica è praticamente uscita, ha sollevato la lamiera che lo trattiene. Ma voglio farvi vedere una cosa, perché questi pin non sembrano neanche sporchi di stagno, quindi non è che sono stati saldati molto bene né da questo lato e né dall'altro. Ve lo faccio vedere, ecco qui, notiamo che sono belli puliti, sono diciamo storti, piegati, perché ovviamente l'uscita che ha fatto dal connettore si è strappato. Ma la cosa buona è che non vedo tracce di piazzole, quindi alla fine sotto qui ci dovrebbero essere le sue piazzole, poi le andiamo a vedere ancora integre. Eccole qua, e adesso si è anche rotto il pezzettino, ma tanto va cambiato. Un'altra cosa che voglio farvi vedere è che qui c'è la predisposizione di un componente che per fortuna non è stato mai saldato, perché dalle piazzole belle arrotondate, belle lucide, si capisce che qui non è stato mai saldato niente, quindi non si è strappato nessun tipo di componente, per fortuna. Qui è il polo positivo e qui è il polo negativo. Va bene amici, adesso andiamo subito a dissaldare quello che rimane del connettore. Accendo l'aria calda, ma prima di tutto metto un po' di flussante qui per agevolare la disaldatura qui sui lati, perché è quello che trattiene ancora la parte del connettore, e andiamo a rimuovere quello che rimane del connettore. Ecco qui, e vado a ripassare le saldature per pulirle un attimino e
e fare una nuova saldatura. E qui un pin si è staccato, ma comunque è un pin che non ci interessa perché non serve a niente. Invece questo pin sì che ci serve, perché è il negativo, come vediamo qui riportato, e questi due sono il positivo. Anche questo pin non serve a niente perché sono i due pin per il trasferimento dei dati, ma comunque la telecamera ha una micro integrata, quindi anche quello non è che ci interessa più di tanto. Bene, vado a prendere il connettore nuovo, ma prima gli do un'altra ripassata per mettere su un po' di stagno. Ok. Benissimo, una pulita con un po' di alcol isopropilico. Così tolgo tutta la parte sporca della saldatura. E poi vado a risaldare il connettore. Tra l'altro abbiamo anche qui la possibilità di saldare un connettore con l'alimentazione, ma andiamo soltanto a sostituire il connettore vecchio, quindi lo rimetto in posizione, faccio una prova per vedere se ok, metto un po' più di luce, sì, il connettore è il suo. Ho la luce che mi punta in faccia e faccio fatica a vedere. Benissimo, iniziamo subito, un po' di aria calda. Andiamo a far sciogliere un po' di stagno che diventa bello lucente e poi andiamo a mettere il connettore. Una bella controllatina per capire se tutto è andato a buon fine. Andiamo a ripassare soltanto la parte dei pin, metto un po' di flussante, gli do un'altra scaldatina perché non è proprio ben appoggiato nella parte posteriore, quindi giusto per farlo appoggiare meglio gli do una bella scaldatina e poi lo vado a schiacciare. In modo da farlo saldare un pochino meglio.
C'è qualcuno che ha scritto nei commenti che questa punta è molto grande, in effetti avete anche ragione, però sono talmente affezionato che ho preso la mano e mi piace usare questa punta, anche perché è la punta più piccola che ho per fare questo tipo di lavoro. Bene, saldatura completata, non mi resta altro che rimontare il tutto e provare a vedere che funziona, speriamo. Ci vediamo tra pochissimo e facciamo la prova con un cavetto USB. Prima di richiudere il tutto voglio fare una prova volante, quindi ho collegato i due connettori, il cavo di alimentazione che adesso andrò a inserire nella presa di corrente. Vediamo un po' se si vede qualcosa. L'occhio qui intorno è acceso e si muove anche benissimo. Io direi che diciamo questa riparazione è andata a buon fine, e il problema era proprio il connettore rotto. Adesso andrò a provarla meglio quando sarà richiusa. E parla pure benissimo, quindi è tutto ok. Ragazzi, io vi saluto. Ecco, è partito adesso. Quindi, ragazzi, vi saluto e ci vediamo presto in un nuovo video. Alla prossima, ciao ciao!